cilindro, tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, benvenuti per la prima volta. Inauguriamo questa serie di podcast che abbiamo scelto di nominare Handball Talk, perché parliamo naturalmente di pallamano in una formula nuova. Non possiamo che farlo in questo momento particolare con l'emergenza coronavirus che ci tiene tutti, purtroppo, ma anche correttamente chiusi in casa, e dunque abbiamo tanto tempo naturalmente per parlare, per approfondire argomenti legati al nostro sport preferito. Io ho scelto per accompagnarmi in questo cammino un compagno fidato, perché dall'altra parte del microfono, naturalmente a casa pure lui, c'è Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti gli appassionati di pallamano. Innanzitutto, come te la passi Gigi? Perché tu sei a Teramo e sei chiuso in casa con bimba e tua moglie. Sì, me la passo in questa condizione di eremitaggio più che quarantena, è una condizione immagino comune alla stragrande maggioranza degli appassionati di pallamano, dei cittadini italiani, almeno quelli di buon senso e quelli che possono rimanere a casa per cercare di limitare quelli che possono essere dei danni che a detta di tutti quelli insomma che stanno parlando in questi giorni, o quantomeno degli addetti ai lavori, si preannunciano abbastanza seri, ecco. Eh sì, è una situazione complessa. Una situazione complessa che intanto per aggiornare il mondo della pallamano sta riguardando tutto il mondo ormai, praticamente, perché io leggevo. Continuo a leggere naturalmente tutte le varie notizie che arrivano ormai da ogni federazione in giro per il mondo. Praticamente hanno fermato tutti i propri campionati, tutti stanno cercando le contromisure, ormai non si può neanche più soltanto parlare d'Italia, anche se naturalmente per numero di contagi e per criticità della situazione siamo purtroppo avanti agli altri in questo momento. Però è chiaro, e forse da un certo punto di vista fa anche piacere vedere che le altre federazioni in tutto il mondo stanno avendo il buon senso sulla scorta di quello che purtroppo è successo in Italia di fermarsi. Sì, in qualche modo abbiamo il triste primato, no? Siamo stati i primi, un po' abbiamo fatto, ahimè, il nostro malgrado da apripista in una situazione che sinceramente me la sarei risparmiata volentieri. Sì, insomma, per una volta siamo i primi, ma in un modo e in un momento è per una cosa per la quale secondo me ce la saremmo risparmiata un po' tutti. Sì, brancoliamo un po' nel buio, quantomeno navighiamo a vista, cerchiamo di rispettare quelli che sono le indicazioni, i dettami, però chiaramente siamo un po' tutti confusi, anche perché si alternano e sono altalenanti anche le notizie, sicuramente sono consolidate e sono sempre più nette e decise quelle che invitano e obbligano alla calma, che obbligano al rispetto delle regole, a stare chiusi in casa, io resto a casa, hashtag, no? Insomma, queste sono le linee e le direttive sacrosante, doverose, che però insomma lasciano quantomeno un po' di brivido sulla schiena. È una situazione nella quale nessuno è pronto, è una pandemia, parliamo di cose molto più grandi noi. Sì. E quindi certo, poi nel rispetto, Matteo, di quello che è anche di quella che è la filosofia di ognuno, c'è chi vuole sdrammatizzare a tutti i costi, c'è chi non riesce a sdrammatizzare, c'è chi vuole portare la croce, c'è chi è un po' più depressivo e chi è un po' più, come dire, positivo e ottimista. Però sicuramente nel rispetto di quelle che sono le filosofie dei singoli, ma credo che tutti quanti dobbiamo essere accomunati dal buon senso di rimanere a casa, perché è questa, a questo punto, è a detta di tutti, l'unica cosa che conta e l'unica cosa che può limitare i danni. Sì, tra l'altro questa settimana anche il presidente Loria ha voluto dedicare, tra virgolette, una lettera al movimento, una lettera aperta. C'è un passaggio che secondo me è interessante, quando scrive: non è il momento di disperdere energie, di ipotizzare soluzioni estreme, di cercare estemporanee scorciatoie, di farsi sopraffare dallo sconforto come dall'opportunismo, ma di stare uniti e di preservare il patrimonio rappresentato dai nostri atleti. Noi della pallamano siamo sempre abituati a convivere con le difficoltà, non so
Se sei d'accordo, insomma, con questo passaggio che secondo me è piuttosto significativo, però in questo momento, no, particolare per tutti, compreso il nostro sport. Io penso che abbia dipinto in maniera sagace e assolutamente condivisibile, e quindi insomma è stata una crasi clamorosa di quella che è tutta quanta la situazione. È un riassunto nel quale ha toccato tutti i punti che comunque ci accomunano nel mondo della pallamano e che poi, come dire, ci fanno allargare la vista anche al mondo che ci circonda. Quindi non è tempo di piangerci addosso, non è tempo di tirare, come dire, in ballo situazioni, anche le più stravaganti. È tempo di concentrarci, è tempo di fare quello che dobbiamo fare, e comunque senza perdere di vista quello che è il nostro volere, cioè il bene per questo sport, il bene per gli addetti ai lavori, il bene per i nostri atleti. Tu hai sentito qualche compagno, qualche allenatore, insomma, tu hai viaggiato, hai giocato un po' insomma, in tanti posti, un po' dappertutto, no, ma in tanti posti, quindi hai avuto a che fare con tanti ex compagni, compagni, nazionale, che si dice in giro? Matteo, ma ahimè, purtroppo non so fino a che punto sia un bene avere tanto tempo a disposizione, perché in questo momento sono passato dal tuffarmi all'interno dei media, no? Per cercare di capirci qualcosa, quindi investi e impieghi il tempo per cercare quelle che sono le indicazioni degli addetti ai lavori. Chiaramente più passa il tempo, soprattutto qualche giorno fa, più bisognava scremare tra fake, fra situazioni allucinanti, tra notizie che si rincorrevano. Adesso la situazione, purtroppo, se vogliamo, è anche più chiara, quindi c'è ancora più tempo per dedicare a noi e anche telefonicamente alle persone che ci vogliono bene, insomma, anche quelle che sono i nostri conoscenti. E quindi in questa fase, ecco, per venire a quella che è la domanda, ho sentito tante persone anche nel mondo della pallamano, sia allenatori sia giocatori, e un po' tutti condividono questa Poi tu cosa, sei uno al soprattutto quale perché piace parlare, no? adesso. Quindi hai No, io sono un sentito. grandissimo ascoltatore, ma perché dici questo? Tu lo sai poi. Esatto. sì, guarda, ma perché a me piace parlare e piace ascoltare, Vabbè, mi piace certo. comunicare, cioè comunque è innegabile. Sono tutt'altro che introverso, mettiamola così, ecco, questa è la verità. E sì, quindi in questo momento mi sto dedicando a come dire, ad andare a trovare virtualmente, no? Quindi a risentire virtualmente quelli che sono, telefonicamente quelli che sono, soprattutto anche i contatti del mondo della pallamano. Sì, Ecco. immagino, no, scusa se ti interrompo, immagino Sì. che in questo probabilmente diciamo, il leitmotiv, l'argomento che torna un po' più in maniera ricorrente è che cosa succederà dopo, cioè quando si riprenderà a giocare. Di questo naturalmente nessuno di noi può essere sicuro, qualcuno sicuramente che è deputato a farlo dovrà prendere delle decisioni, anzi è ufficiale, non è che lo so soltanto io, ed è anche sul sito federale che il prossimo 17 marzo il presidente Loria ha indetto una riunione con le società di Serie A1, perché anche questa è una cosa comune a tutti gli sport, non solo chiaramente alla pallamano. Bisognerà poi a un certo punto tirare una linea, non sappiamo quando, ma tirare una linea e decidere come ripartire, in che modo ripartire o se ripartire per quest'anno. Esattamente questo è il problema, Matteo, e siamo tutti quanti concordi, all'unisono le voci sono sempre le stesse e le domande è sempre la stessa, un po' quella che ne sarà di noi, questa è la verità, no? Quindi siamo tutti quanti un po' preoccupati e soprattutto siamo curiosi e dubbiosi su quelle che possono, e incerti su quello che possono essere gli scenari. E al di là di quello che possono essere anche le idee dei singoli, no? Magari il campionato, finirlo qui, solo la regular Vabbè, season, certo, poi in questi casi una si fase, sprecano no? le ipotesi, è Chiaro, chiaro. no? Che si sprecano, ma anche un pur parlé. La verità, io credo che la soluzione che si prenderà non può essere indipendente dal tempo che passa da qui alla fine della risoluzione di questo problema. Certo. Cioè, se tutto finisce o finirà tra una settimana è un conto, tra 3 settimane è un altro, tra un mese è un altro, tra un mese e mezzo è un'altra cosa ancora. È chiaro, no? Perché
Oggettivamente poi bisogna fare i conti con il periodo di inattività, con la situazione che si è venuta a creare in ognuna delle società chiamate in causa, quindi tutte. Certo. Che fine hanno fatto i giocatori, soprattutto quegli stranieri, si torna, non si torna, che tipo di garanzia abbiamo per il discorso della salute. Sono tutte situazioni che in questo momento credo che sia prematuro azzardare una qualsiasi tipo di soluzione. Credo che sia doveroso rimanere alla finestra a guardare, sia fisicamente che metaforicamente, rimanere alla finestra a guardare un po' quando passerà tutto questo delirio, tutta questa situazione di difficoltà. C'è un interesse più alto, no? Prima del tornare a giocare, ecco, questo... quello della salute, esatto. Ma certo, poi oggettivamente in qualche modo bisogna impiegare il tempo, quindi anche sicuramente è meglio pensare a o immaginare uno scenario dello sport che amiamo, quindi di quello che sta, piuttosto che impegnare il proprio tempo a spaventarsi, a piangersi addosso, piuttosto che a farsi correre i brividi sulla schiena per quello che è la vita comune. Quindi ben vengano anche le idee, ben vengano le cose positive, ben vengano le riflessioni, però credo che in questa fase oggettivamente è solamente un gioco intellettuale, sì, nulla sì, di più. Assolutamente, un esercizio è un esercizio mero, intellettuale, esatto. Assolutamente, nulla di più, perché chiaramente è tutto legato al tempo che passerà, che intercorrerà dall'inizio di questo, come dire, rompete le righe, perché di fatto le società si sono viste, anche le più vogliose, quelle che hanno cercato di mantenere i giocatori, ma poi si sono viste costrette ad una situazione così precaria che non si può immaginare di poter tenere duro da qui alla ripresa di un eventuale campionato. Ammesso che questo ci sia, insomma, penso questo ci sarà possibile. Vediamo che succederà. Veramente vedremo, è l'unica cosa che si può dire in questo caso, purtroppo. Sì. Tra l'altro, sì, veramente fa impressione. Io sono abituato ad avere un, si chiama feed delle notizie della pallamano, sì, quotidiano, uno scorrere di news che arrivano da ormai da tutti i paesi del mondo, più o meno cerco di essere aggiornato un po' su tutto. E è veramente impressionante, è stata l'escalation di decisioni da parte delle federazioni, ripeto, giuste in questo momento, di sospendere tutto, quindi veramente è tutto fermo. Anche la stessa federazione europea è stata costretta a fermare la Champions League, ha addirittura già individuato le date per una possibile Final Four che si sposterebbe, pensa, a fine agosto, che è un periodo storicamente veramente impensabile, no? Però questo momento ci costringe a ripensare qualunque cosa. Sono stati fermati addirittura i tornei di prequalificazione olimpica che dovrebbero portare a Tokyo, che si dovrebbero disputare a giugno. Dico dovrebbero perché giugno non è poi così lontano, alla fine. E quindi sì, è una situazione veramente precaria, dove è difficile anche provare a parlare poi di pallamano giocata. Proviamoci però. Campionati di Serie A1. Sì, queste sono soluzioni, comunque tu hai detto bene, sono soluzioni, sono date e soluzioni impensabili, ma figlie di una situazione impensabile. Impensabile a sua volta, certo. Quindi a situazioni difficili comunque non possiamo non pensare che ci siano soluzioni altrettanto difficili e complicate, per il bene di tutto e di tutti. Quindi vedremo, staremo a vedere, ecco. Senti, provo a tornare un po' alla vita, no, di tutti, sì, i giorni, a quello che ci, insomma, che ci piace un po' di più. Però voglio trovare un trade union tra il passare da questa vicenda del virus al campo e a quello che ci ha lasciato in eredità il campo. Ti stai allenando, sì, a casa? Guarda, io per forza, in compagnia con il mio fedele compagno di viaggio, che è il TRX, confido in lui. Lui che mi dà una mano anche a scaricare tutte quelle che sono le tensioni accumulate in questi giorni. Devo essere onesto, sono fortunato, ho casa in campagna, ho tanto spazio a disposizione su più livelli, quindi posso allenarmi tranquillamente, step, tapirulan, TRX, pesi, piastre. Il tempo c'è, la voglia non mi è mai mancata.
figurati in questo momento dove magari la distrazione è la cosa più importante, certo. Spotify ti accompagna e niente, quindi il tempo che mi rimane da quello che è stato comunque da quello che ha assorbito quotidianamente, cioè il 90% della mia giornata è assorbito soprattutto quando uno è costretto a stare a casa da tua moglie e da tua figlia, giustamente, quindi il tempo mio me lo dedico a coccolarmi un po' con l'aspetto fisico, ecco tutto qua. Ma hai bacchettato anche i più giovani lì a Teramo della squadra, si stanno allenando pure loro, perché se ti alleni tu si devono allenare tutti, estendo, visto che sei al microfono, estendo, ti invito anzi a fare a tua volta un invito a tutti i ragazzi della pallamano italiana, ragazzi e ragazze, di allenarsi in questi giorni, di non restare fermi, perché tanto prima o poi si torna a giocare e poi la prova del campo arriva schiacciante, che è sia ad agosto che sia più in là, ma arriverà. E quando arriverà tutti i nodi vendranno al pettine, esatto. Perché chi ha lavorato bene, anche come dire in modo underground, nella solitudine della propria stanzetta, sicuramente non sono minuti e ore perse, anzi è tutto investito ed è un ottimo investimento, perché poi il lavoro paga, la costanza paga, e quando si riprenderà basta una piccola correzione, chiaramente come dire piccoli aggiustamenti, quindi metterci il campo, mettere anche la parte tattica, insomma, tecnica, tattica, esatto, insomma qualcosa di più importante, però la parte fisica è indispensabile per poter pensare di non perdere tutto questo tempo e di riniziare nel migliore dei modi. Quindi l'invito è quello di continuare ad aver voglia di allenarsi, anche perché io credo che la voglia sia l'elemento distintivo, perché se uno ha voglia il modo per allenarsi lo trova, se uno non ha voglia il modo per non allenarsi lo trova, anche quando ha la possibilità di farlo. Quindi credo che la voglia sia la chiave di tutto, okay, con o senza la possibilità di uscire di casa. Taglierò questa clip, questo passaggio del podcast e lo invierò alle varie società per farlo ascoltare ai ragazzi. Esatto. La bacheca, vai. Senti, che ci aveva detto il campionato fino ad oggi? Mi riferisco intanto al campionato di Serie A 1, che ci ha lasciati con la 20ª giornata, con un Bolzano che batte con Versano, anche se poi ho letto anche in settimana un'intervista di Giannoccaro sul Corriere dello Sport, sull'edizione pugliese, dove lui diceva è stata una trasferta stranissima, perché comunque già imperversava questa storia del virus, soprattutto al nord Italia, quindi una trasferta abbastanza pesante. Però comunque Bolzano ha vinto quella che era uno scontro diretto, una partita da dentro fuori, e aveva già vinto la Coppa Italia e aveva continuato a dare i segnali di una squadra che poi quando si entra nel momento under pressure è sempre perfettamente a suo agio. Io penso che il segnale più importante l'abbia detto proprio questo, cioè che il Bolzano, che all'inizio tutti davano in maniera prematura, quasi per spacciato, no? Aveva già tutti questi punti di ritardo, non aveva iniziato nel migliore dei modi, gli scontri diretti, ti ricordi quando ci divertimmo a fare un po' di statistiche, sì, gli scontri, sì, diretti nella prima parte del campionato li facemmo seduti alla sedia di commento della partita di Supercoppa, esatto, no? La finale di Supercoppa, e vedemmo che in realtà il Bolzano aveva perso di misura gli scontri diretti fuori casa, e che poi tutti questi incontri, anzi questi scontri, li avrebbe avuti nel giorno di ritorno in casa, sì. Tra l'altro è entrato in forma, e quindi chiaramente al momento non ce n'è per nessuno, quindi ha recuperato con la stessa grazia dell'erba che cresce i punti di divario, e quindi è tornata lì a ridosso del Conversano a 2 punti di fatto, ma con una partita in meno, e niente, insomma, quindi secondo me lo era prima la squadra da battere, anche se era un po' attardata, e continua ad esserlo adesso la squadra da battere. Sì, sì. Sono... Io mi ricordo dopo la 3ª giornata di campionato era già tutto scontato, quest'anno l'anno di Siena tutti quanti erano così, anche mi ricordo nella partita di Ungheria-Italia quando mi fu chiesto ma allora che dici, quest'anno non è l'anno del Bolzano, è tutto troppo, e io mi dissi guarda, mi sembra molto calma azzardare delle sicuramente è un bel campionato, perché la classifica dice questo, il Conversano a 32, il Bolzano a 30, Cassano 29, Sassari
grande cavalcata, a grandi falcate ultimamente a 27, Siena a 27 e Brixen a 26, insomma, quindi abbiamo 2, 4, 6, 7 squadre, no, 6 squadre che sono lì di fatto, no? Sono comunque in 5-6 punti pronte a battagliare e pronte a impensierire in realtà l'unica vera corazzata del campionato, l'ha dimostrato anche nella sia in Supercoppa che nella finale di Coppa Italia, che è il Bolzano, ed è innegabile. In questo momento però, con lo stop della stagione, al primo posto, cristallizzata là in alto, c'è sempre Conversano, certo. Altra intervista, quella di Tarafino rilasciata su un quotidiano dell'Imolese, sì, credo romagnolo, poi ti vado a pescare anche quale, così li citiamo giustamente, in cui parlava della possibilità o comunque della volontà di fare un'esperienza all'estero, naturalmente con sempre enorme rispetto della società del Conversano, quindi non è che stiamo facendo mercato, stiamo solo prendendo nota di questa dichiarazione dell'allenatore, ma per partire per arrivare ad un punto è legittimo e ci fa anche piacere vedere che persone come Alessandro Tarafino, che hanno fatto la storia da giocatore di questo sport, possano ambire, vogliano ambire, no, a crescere sempre di più, anche ad allargare i propri orizzonti. Questo non può che far bene alla pallamano italiana. Assolutamente sì, anche perché Alessandro è stato un giocatore che ha avuto tantissime sirene che provenivano dall'estero durante la sua straordinaria carriera, ma era un tempo ed era una pallamano in cui non era neanche così importante seguire le sirene dell'estero, perché in Italia comunque c'era un livello enorme di pallamano anche paragonato all'estero. Sì, c'era un gap minore. Come? C'era un gap minore, dico, rispetto all'estero. Sicuramente un gap minore, quindi era se lo volevano strappare dovevano faticare un bel po', insomma non c'era questa facilità di andare all'estero perché non c'era neanche la necessità. Adesso invece sicuramente il dato è che quello che tanti giovani volenterosi, giovani di prospettive, bravi, scelgono di formarsi direttamente all'estero e quindi in una società che va anche verso la globalizzazione, che va verso la sì, condivisione, sì, dai, che sono va cambiati, verso l'abbattimento delle frontiere, sì, sono cambiati i tempi in tutto, poi alla fine tutto, non solo certo, al di là della pallamano, ecco. Al di là della pallamano, al di là delle remunerazioni, al di là dei compensi, al di là del blasone, al di là dei ranking, però sicuramente c'è questa voglia e questa facilità di andar via, di provare, insomma, esperienza e di condividere anche situazioni all'estero. E questo vale anche per gli allenatori, perché no? Soprattutto per allenatori ambiziosi, e quindi ci riallacciamo anche al caso di Alessandro Tarafino, che senza far torto a nessuno, né al Conversano né a nessun'altra società, come dire, avere l'ambizione di potersi misurare con campionati e con realtà nuove. Viva Dio, credo che sia sacrosanto. Sì, sono d'accordo. Ripeto, come hai detto tu, anche con grandissimo rispetto del lavoro fatto e che sta facendo ancora e che farà sicuramente per la sua società attuale, che ad ogni modo sarà la società che poi da allenatore l'ha lanciato e l'avrà lanciato verso possibilità future. Vedremo che succederà. Vedremo è la parola. Perché quell'intervista l'ho letta anch'io e quindi non c'era un riferimento spazio-tempo. No, detto, no, ma certo. Arrivederci, certo. Quest'anno vado via, può certo. Anche essere tra 10 anni. Io mi auguro per lui che possa fare una carriera alla Ferguson, a Conversano, ma magari anche tra 10 anni vuole provare a misurarsi all'estero. Esatto, senza esatto. Nessun tipo di problema, credo, nei riguardi di tutti, ecco, tutto qui. Giustissimo. E come lui tanti altri allenatori, perché no? Vedremo, sì. È la parola chiave del podcast, diciamo così, sì, no, stavolta, sì, perché stiamo navigando nell'incertezza, però tanta era la voglia di ritrovarci a chiacchierare che abbiamo deciso, insomma, di partire con questa avventura di questi podcast. Speriamo che ci possa essere seguito da qua in avanti. Spero che tu ti sia divertito, Gigi, ma tu ti diverti sempre quando c'è da parlare e quando c'è da ascoltare. Ma già abbiamo finito?
Sì, se no rischiamo di dilungarci troppo. Lo so che tu Cavolo, sei abituato mi stavo già riscaldando. al Vabbè, taglio da comunque. telecronaca, che è un po' più lungo, ma qua dobbiamo tenerci un po' più stretti. Ok, allora, see you next time, no? Per rimanere Esatto, in tema, no? Ci esatto. vediamo la prossima volta, così continueremo. È solo il primo tempo di una lunga chiacchierata adesso, facciamo così. Assolutamente sì. Speriamo la prossima volta di avere qualche notizia positiva Sì. in più da raccontare e anche qualche notizia in più, nel senso che in questo momento l'unica notizia che abbiamo è che dobbiamo restare a casa e possiamo limitarci a chiacchierare, guardare pallamano, seguire pallamano, ma pallamano giocata non ce n'è ed è così, non decidiamo noi in questo momento, quindi va bene così. Ti ringrazio, Gigi. Ciao Matteo, io ringrazio te e fate tutti come noi, hashtag Pierluigi e Matteo rimangono a Non si casa, fallo muova. anche tu. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Io ringrazio anche tutti quelli che avranno voluto spendere un po' del loro tempo con noi per ascoltare Handball Talk e vi auguro, come sempre, buona pallamano a tutti. Ciao, alla prossima. Tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!